la più amata dagli italiani, la bolognese, con le sue sfumature, i suoi punti fermi, ben ancorati alle origini di generazioni lontane che nel tempo hanno dato vita ad un'evoluzione importante tra nuovi progetti e materiali, permettendo alle nuove leve di intraprendere un viaggio chiamato pesca. Con il team Chillrod siamo nelle acque del fiume Volturno, dove correnti veloci ospitano barbi da capogiro. Oggi siamo qui sul fiume Volturno, imposteremo una pescata a barbi, pescheremo prevalentemente sulla sponda opposta e insideremo principalmente il barbo. Parliamo di un tratto di fiume che si trova a Castel Campagnaro, è un tratto di fiume molto basso, quindi pescheremo in una profondità di circa un metro e venti. Abbiamo un fondo misto tra sabbia e sassi e appunto cerchiamo di insidiare qualche grosso barbo. Pescheremo sulla parte opposta del fiume e utilizzeremo galleggianti prettamente da passata. Utilizzeremo terminali prevalentemente sottili perché l'acqua è molto trasparente ed utilizzeremo una spallinata con una turpil bloccata in modo da sopperire questa forte corrente che abbiamo. Utilizzeremo degli ami molto robusti e molto piccoli. Principalmente innescheremo dei bigattini e la pasturazione sarà effettuata a monte con una fionda. Pastureremo molti metri più a monte, appunto per ricevere tutta la scia di bigattini sull'azione pescante. Questa sessione di pesca ho scelto di utilizzare il galleggiante Volturno di 5 grammi, non appunto il nome Volturno viene pensato principalmente per queste acque, quindi viene dedicato a questo fiume, ci sta molto a cuore questo tratto di fiume e quindi abbiamo pensato di soprannominare questo galleggiante Volturno. Per la spallinata abbiamo deciso di optare per una spallinata con turpil bloccata in 35 cm di lenza. Abbiamo scelto di utilizzare una girella e un finale di circa 40 cm. Come amo abbiamo utilizzato il CLD 7145 della misura 22. Abbiamo scelto di utilizzare questo tipo di montatura perché qui i pesci mangiano in maniera molto ferma, quindi la corrente chiederebbe qualche grammo in meno di galleggiante, noi peschiamo solitamente con un grammo in più, un grammo, due grammi in più, proprio perché dobbiamo stare fermi sul fondo perché il pesce è ancora insomma apatico, è ancora fermo sul fondo. Utilizziamo un amo molto molto piccolo in modo da evitare di impigliare sempre sul fondo in alghe o in sassi, quindi innescheremo principalmente due bigattini a penzoloni e faremo camminare l'esca proprio attaccata ai sassi al fondo. You'll see
like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Per quanto riguarda la lenza madre, abbiamo utilizzato uno 016 H2O, naturalmente di casa Cirrod. Per quanto riguarda il terminale, abbiamo utilizzato un Silk Fluorocarbon del 14.8. Abbiamo scelto di utilizzare un fluorocarbon del 14.8 appunto perché il pesce qui, una volta che viene allamato, tende ad andare subito sotto la sponda opposta. Quindi il fluorocarbon tende a resistere di più allo sfregamento. E questo è il motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare un fluorocarbon al posto del nylon. In questo contesto naturalmente non poteva che mancare la Martina Bolo Power nella misura di 7 metri. Questa è una bolognese molto particolare, power di nome e di fatto. È una power che mostra principalmente i muscoli, i pesci qui sono molto aggressivi, tirano tanto perché c'è tanta corrente e questa è la canna giusta che ci consente di poterli contrastare in questa forte corrente.